Raga. Buongiorno, raga. Allora, noi difficilmente facciamo la traversata del Ciao Praia, cioè come se stessimo attraversando l'Atlantico, Ma oggi l'abbiamo fatta e solo per venire a vedere un Buddha alto, credo una sessantina di metri, che è stato... 64, se non sbaglio. Che è stato praticamente completato, proprio durante la pandemia, quindi è nuovissimo, ovviamente c'è il tempio e tutto quanto, e dobbiamo dire che noi siamo già sotto la statua ed è abbastanza imponente. Vado. Ok, e questo è da sotto, cioè raga, voi non potete capire, adesso mi allontano, vi faccio vedere benissimo come cavolo è grande. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Poi guardate che belle effette con il sole là dietro che spunta fuori, madontina. È che davvero non riesco a capire se riesco a farvi capire, appunto, scusate il gioco di parole, quanto è mastodontico. Queste sono le persone, nonché Stefania, e questo è il Buddha. E poi non abbiamo manco detto come si chiama il tempio. Vabbè, ve lo inquadro. Wat Pak Nam Basikaroen, a Bangkok, ovviamente. Dei tartarughe. Però guardate queste. Oh, che bestie. O quella che ti guarda, ti fissa. Questa è tutta una zona dove si possono fare le offerte. Là c'è il banchetto dove ovviamente date i soldi e vi danno i fiori da poter donare. Quella è una statua, non è un monaco vero? Altrimenti ci sono sempre queste offerte da poter fare. Ma una delle cose che ai thailandesi piace tantissimo è non giocare con la cera, ma l'oro. Praticamente amano applicare queste foglioline d'oro sulle statue, su qualsiasi cosa, e anche questa è un'offerta. Adesso mi avvicino e vi faccio vedere meglio. Vedete? Ha appena lasciato giù il suo francobollo, la sua fogliolina, la sua cosa d'oro, non saprei come chiamarla, non conosco il nome vero. Guardate che lei lo sta facendo, ok, è una sorta di adesivo, sì, senza una sorta, è un adesivo, e via, ed è tutto ricoperto da queste foglie d'oro. Qua invece c'è l'upgrade, benedizione di gruppo, che se vuoi puoi farla anche personale, però là per averla devi lasciargli qualcosa di veramente cospicuo. Emma vorrebbe dire una cosa che è vera, perché comunque quando la vedi, quando sei lì, capisci. Quando la vivi? La vivi. Raga, scusate, bel business. Veramente bel business. Che poi vorrei anche farvi vedere dove alloggiano i monaci, perché... Cioè, raga, sembra un resort, non lo so, a 5 stelle.
E dietro, proprio dietro al Buddha mastodontico, c'è ovviamente una stupa che non so se è maschile o femminile, mastodontica comunque. E poi, appena si esce dal tempio, vi troverete subito ma subito in un bel villaggetto da esplorare, girare, giusto per fare una passeggiata rilassante. Poi dipende o se volete tornare indietro, però ne vale veramente la pena, anche perché, raga, cioè, guardate, sembra, nessuno. Sì, sì, sembra di non essere nemmeno Bangkok. Prima vi parlavamo degli alloggi dei monaci. Ecco, questa è una parte degli alloggi dei monaci. Ok? Sostanzioso come alloggio, non credi, Stefania? Direi che l'ho già detto che sembra un resort a 5 stelle, sì, ma lo confermo. Non troppo lontano dal tempio, mercato! Da-da-da-da. Vuoi non metterci il mercato? Ok, adesso che sono le 4 di pomeriggio, molte bancarelle sono chiuse. Però c'è un mercatino, raga. E noi ci prendiamo la merenda, dolcetto. Cos'è che hai preso, Stefania? Ho questa cosa bellissima, la cialdina ripiena al green tea. Apri, fa vedere. Aspetta un attimo, devo fare una foto prima. Vabbè, dopo che si è fatta la sua instagrammata. Ah, a proposito, Instagram, seguiteci su Instagram, radicaltrip.it. Va bene, vai, apri tutto. Purtroppo è fredda, un po' fredda. Però è bella pienotta. Vai. Che figura di merda, raga. Si è scaricato il telefono di Ema. Quindi... mentre stavo riprendendo proprio, vabbè, ormai è... Comunque guardate, pienozzo, eh? Pienozzo, è un po' fredda, freddina, però ci sta. Buona. È mai possibile che io e Stefania non andiamo mai d'accordo? Porco cane! Cos'hai da dire? Non ti piace? No, devo rimangiare una saponetta! Però te la stai mangiando. Ho capito, ma mi sa che la lascio a te perché... Oh, raga, vedete queste cose? Sono lasagne. Però la battuta è d'obbligo. Dai, cazzo, dai! Comunque, il mercato è veramente bello e continua. Sembrava piccolino, vero? Cosa è successo? Cosa ha acceso? Era una speaker radiofonica. E poi non vuoi mettercela una ruota panoramica così in mezzo al parcheggio? Ah, tra l'altro, ultima revisione, tutto a posto? Sembrerebbe dama, ma non è dama. E già che ci sono le rotaie, perché non sfruttarle per farci pure un mercato, giusto? Raga, va bene, è tutto bellissimo, là c'è la stazione e loro ci hanno fatto il mercato di fianco, grandissimi. Lo sapete che i cinesi, quando devono fare, diciamo, un regalo ai loro defunti, bruciano della roba di carta
che dovrebbero raggiungerli là dove sono. Perché queste cose di carta rappresentano i beni materiali che si hanno nell'aldiqua. Quindi tipo un Rolex, una carta di credito, un iPhone e un bel vestito Lacoste, firmato ovviamente. Sembra giusto. E ce ne sono di diversi tipi, modelli. È tutto troppo bello per essere vero. E buona raga, siamo arrivati alla fine. Oggi non abbiamo fatto vedere quanto siamo schifosi mangiando. No? Vabbè, allora, anche quando mangiamo oggi sono più tranquilli, ci aggiriamo. Ok, stiamo tornando a casa, quello che dovevamo scroccare l'abbiamo scroccato e basta. Solito, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, like, seguiteci su Facebook. Ma dai che... Vabbè. Su Instagram. Ah, le magliettine, c'è lo shop, i libri di Stefansia qua che... Guarda un po', come chiamo Stefansia? Perché oggi di ansia ne viene cacciata tanta. Non ho più niente da dire, raga. Ieri abbiamo parlato tutto il giorno. Ciao. Ciao.